Ma io volevo chiedere al dottor Cappelli, l'ha anticipato poco fa, e come fate a stabilire quanto è il dolore? Cioè, quando aumentare la dose? Cioè. Grazie. Grazie per la domanda. Allora, il dolore è una sensazione soggettiva. Voglio dire, io sono paziente, lo sento io, nessuno che mi può venire, anche uno scienziato, a vedermi male. Allora, esistono le scale di valutazione che permettono abbastanza fedelmente di valutare l'intensità del dolore. Non parlo in questo momento della classificazione del dolore, un'altra domanda potrebbe richiedere questa risposta, ma non voglio perdere il filo del discorso. Esistono delle scale di valutazione molto semplici, perché il dolore andrebbe valutato, i testi dicono quotidianamente, non avviene quasi mai peraltro, perché anche il paziente cosciente non ama sentirsi chiedere tutti i giorni, allora il dolore oggi valutiamo il dolore, calma. Però la più conosciuta si chiama VAS, è una scala di valutazione analogica, cioè è molto semplice. E esiste una linea, esistono dei piccoli strumenti che noi abbiamo già preconfezionati, ma è talmente semplice che si può disegnare per coinvolgere, la medicina palliativa coinvolge continuamente, in ogni istante. Si può far disegnare ad esempio al paziente, aiutandolo, una linea 10 cm, 15 cm e scrivere punto zero sulla sua sinistra, nessun dolore. Sulla sua destra, massimo dolore sopportabile. Il cursore, cioè la parte mobile, è l'intensità del dolore trasmessa da paziente a esaminatore. Può essere il dito del paziente che corre su questa linea. Metà sarà un dolore di media intensità, e verso l'estremo destro, verso l'estrema destra sarà il dolore di alta intensità sino al massimo tollerabile. Esiste una scala numerica altrettanto semplice. Questa linea si divide in 10 spazi equidistanti, in 10 tacche equidistanti. 1, 2, 3, 10. A quale numero corrisponde l'intensità del suo dolore? 5, 4, 3, 2. Il dolore lieve è da 1 a 4, moderato 5, 6, dal 7 in su è dolore intenso. E ricordiamoci che esiste quella scala OMS di cui vi abbiamo parlato prima, proprio primo scalino dolore lieve, secondo scalino dolore medio, 5-6, terzo scalino dolore intenso. A ogni scalino c'è una ipotesi di trattamento, un elenco, piccolissimo elenco di farmaci da usare al primo scalino, da agganciare al secondo o da integrare al terzo. E sono pronto qui a spiegare anche questo, perché voglio dire, le occasioni di scambio con il pubblico sono talmente rare su questi argomenti così poco allegri che vorrei proprio sfruttarla questa occasione. Esiste una terza scala che è visiva e si utilizza per i pazienti particolarmente intolleranti o particolarmente giovani, purtroppo, e si basa su frasi, non serve nessuno schema. Allora, oggi il suo dolore come lo valuta? Lieve, molto lieve, medio, medio intenso, tollerabile, molto intenso, intollerabile. Ecco, queste sono le tre scale, molto semplici, perché così vi ripeto, detto a tavolino ha poco significato, è veramente poco significativo. Al letto del malato lui si sente in mano uno strumento così semplice che quasi mai, possiamo dire, viene rifiutato. Ci sono i pazienti che non amano colloquiare, amano il silenzio, amano poca luce, amano non essere toccati, e a volte anche amano non essere curati, vabbè, rientriamo nel discorso del testamento biologico. Però queste sono le tre scale usate, non in contemporanea, se ne sceglie una ovviamente, la più usata, devo essere sincero, ufficialmente è la VAS, la prima.
quella della linea, c'è il cursore, se il paziente è fortunato di poter muovere bene o se no il medico indica col suo dito l'intensità riferita dal paziente. Queste sono le tre scale. La medicina palliativa si basa su mezzi molto semplici, comprensibili da tutti. Potremmo dire, ma nel senso migliore del termine, che è una medicina povera, perché è veramente per tutti. Voglio dire, se a me presentassero una scala così, non avrei difficoltà a dire dove spostare il dito. Se la persona più umile di questa terra vede di fronte a sé una linea, non ha nessuna difficoltà a spostare il dito, e il mio dolore è verso il massimo, no? È a metà. Buonasera, volevo chiedere, il paziente che viene destinato, viene deciso un ricovero presso un hospice, chi è che fa questo passo? Il paziente stesso? Chi è che glielo propone? Perché automaticamente hospice vuol dire sono lì, può essere questione di giorni, di mesi o che, ma chi è che... Diciamo questo, che se il paziente arriva da casa, molte volte sono i familiari, il medico di famiglia, che si rendono conto di non riuscire più ad accudirlo in maniera corretta. Non dimentichiamo che l'hospice significa una cura al, diciamo, al 100%, cioè presenza costante di personale specializzato, strutture, per cui una struttura all'avanguardia con tutti quelli che sono i requisiti più moderni per il sollievo, che vanno dal letto, come dico, ai respiratori, a tutto quello che ci vuole e personale qualificato. Per cui la famiglia che non ce la fa più, che qualche volta non è in grado di sostenere fisicamente e moralmente, chiede questo, chiede il ricovero. Qualche volta è l'ospedale, quando deve dimettere una persona, per esempio i rari casi in cui abbiamo avuto un paziente che non aveva famiglia, l'ospedale attraverso l'assistente sociale si dà da fare e dice dove mandiamo questa persona che non è in grado di autogestirsi, di gestire il proseguo della sua malattia, e allora ecco che l'hospice diventa l'unica struttura possibile per risolvere questo problema. Quindi diciamo che può arrivare attraverso varie esperienze. Qualche volta dopo un periodo di 2 mesi può tornare a casa, qualche volta poi ritornano. E quando ritornano, ecco un'altra cosa che devo dire, quando ritornano, ritornano serenamente. Non, diciamo che salutano come il ritorno a casa, no? Da vecchi amici. Capita quasi sempre così. Abbiamo una domanda da qui, la signora. Buonasera e grazie. Io volevo chiedere questo, l'accanimento terapeutico è frutto del non riuscire ad accettare il limite della morte, probabilmente. E questo limite è accettato meno dal medico o dal paziente? Perché io tante volte vedo dei pazienti, sono una volontaria in ospedale, che non vogliono più fare cure tipo ancora chemioterapia, cioè la subiscono, non la vivono serenamente. Quindi pongo questa domanda. E un'altra cosa che volevo dire, io ho letto il libro di Zavoli, Il dolore inutile, che parla di cure palliative e dice che l'Italia è molto indietro in queste cure. Mi chiedo perché. Grazie. Sì, il problema è aperto perché quando il paziente è cosciente, come in questo caso, e manifesta apertamente l'intenzione di sospendere le terapie, la legge, grazie al consenso informato di cui ha parlato Monsignor, concede la possibilità di sospendere le terapie. Il paziente è libero di non accettare, di non dare il consenso alla prosecuzione delle terapie.
Qui io mi fermerei a questa risposta qua, perché poi entriamo in concetti che approfondiremo magari un signore. Mi fermo, parlo da medico. Io firmo, non do il consenso informato alla prosecuzione delle terapie. Questa è la mia prima risposta. La seconda domanda era riferita, mi scusi, ho perso il filo del discorso. Il dolore inutile di Zavoli. Sì. Brava, grazie. Gioca a favore. E in Italia la federazione italiana, c'è il sito www.sicp.it, la Società Italiana di Cure Palliative, è nata nel 1987. Quindi diciamo che non è neonata, ma ecco. Dal 1997 sono sorti i primi hospice. Per essere estremamente precisi, la legge italiana che si interessa di questo argomento prevede nella parola hospice l'assistenza territoriale, cioè l'hospice non è una struttura isolata su una collina, ma è integrata, assistenza domiciliare, contatto con l'ospedale e così via, day hospital, visita a domicilio, eccetera. Noi siamo ancora un po' distanti da questo, da questa visione. A Savona esiste Savona Insieme, che è una meritoria società senza scopi di lucro che assiste i malati a domicilio. E stiamo cercando di integrare, io non ho la capacità e la potenzialità di decidere, però noto che si sta muovendo qualcosa. Dal 97, data del primo hospice Domus Salutis di Brescia, nel giro di 5 anni si è passati da 5 hospice dal 97, sì, dopo 5 anni sono arrivati a 35, poi via via fino al momento attuale siamo circa a 300 hospice, quindi possiamo dire che in 10 anni c'è stata una esponenziale crescita. La preoccupazione della medicina palliativa è questa: in questi 300 siti dedicati la qualità di vita è sicuramente garantita al massimo livello? E questo è il dubbio. Peraltro, e concludo, basta, in Italia la legge consente al momento attuale, non esiste una specializzazione in medicina palliativa, ma neanche sia la presunzione di averla, nel senso che un buon medico che si fa una buona esperienza, che si mette a studiare il malato terminale, insomma, se la cava, se ci sono riuscito io, ci riescono tutti, voglio dire, sono sempre stato un modestissimo studente. Però l'unica possibilità di studiare la medicina palliativa non è negli atenei, se non tramite un corso affiancato a quello universitario, ed è il master di primo e di secondo livello. Il master di secondo livello è per il momento, mi ha suggerito un termine, non mi si dice, il top del perfezionamento nello studio della medicina palliativa. E siamo fermi qui, perché in Europa esistono due o tre stati, mi sembra la Spagna, Danimarca, Svezia e poi il Canada, che hanno la scuola di specializzazione, altrimenti esistono dei corsi di diploma in Francia, in Italia, col master, Belgio. Credo basta. Ecco. Grazie, abbiamo un'altra domanda da qui. Grazie, buonasera. Volevo chiedere che se l'accanimento terapeutico comprende anche l'alimentazione e la respirazione, perché c'è un po' di confusione in questa cosa qui, che l'altra sera ho sentito il dibattito di Porta a Porta e c'era un po' di confusione in questa faccenda qui. È considerato terapia anche l'alimentazione, perché altrimenti c'è della gente che in condizioni continua a mangiare e la vita ormai non è più quella di una volta. Grazie. È quello che io poco fa vi dicevo, quando stabilire i confini. Ora,
ci sono delle operazioni di tipo assistenziale che sono assolutamente inderogabili. Il dar da mangiare è un elemento fondamentale, ma nessuno si sogna di non dar da mangiare al bambino. E quindi se io ho una persona che non è in grado di farsi da mangiare, io gli devo dar da mangiare, ma indipendentemente da qualunque dalla malattia che ha. E se il mangiare non glielo posso dare per bocca, c'è il sistema di dargli in un altro modo. Grazie a Dio siamo arrivati a nuove tecnologie, ma questo non è accanimento terapeutico, questo è un normale mantenimento di vita, no? Io giudico così, ecco, quindi è chiaro che se uno comincia a dire bene, allora sospendiamo tutte le cure, quindi non gli diamo da mangiare, non gli diamo da bere, uno muore alla svelta, certo, non ho fatto niente. Cioè è veramente assurdo questo. Quindi però in effetti puoi stabilire qual è il confine dell'accanimento terapeutico, questo non lo è. Allora la macchina per respirare lo è? Certo, se io la stacco quello muore, anche se poi non è stato il caso di Welby, perché non è stato soltanto staccare la macchina per respirare, ma respirare, ma chi è che non apre un barcone se uno ha bisogno di respirare? Cioè è un altro elemento vitale, fondamentale, ma io non posso stimarlo accanimento terapeutico, è un elemento fondamentale di assistenza che oggi è possibile dare. Ma anche perché domando io da ignorante, quando io mangio o bevo non è che sto facendo una terapia, sto svolgendo una funzione semplicemente biologica, quindi mi sembra che cada presto questo argomento. Volevo spezzare la lancia a favore del paziente, del signore, perché l'ha già sistemata. Probabilmente la sua esperienza di vita, no, mi scusi, mi faccio coinvolgere perché probabilmente la sua esperienza di vita l'ha portata a conoscere delle situazioni sulle quali forse sarebbe bello discutere, ecco, perché capisco, voglio dire... Posso interrompere un attimo? Guarda, io mio padre ha 98 anni, non può più fare quello che faceva una volta, si lamenta sempre, però continua a mangiare. È una battuta, però, tanto per fare. A 98 anni non può più fare, non si lamenta perché non mi pare che sia un accanimento terapeutico. Qui c'è il confine tra non spetta a me parlarne, però siccome lei mi ha coinvolto affettivamente, c'è il confine tra vita di relazione, vita biologica e cura utile, cura inutile, e se vogliamo chiamarlo accanimento terapeutico, però io userei termini molto semplici. È molto complicato l'argomento. C'è ancora qualche curiosità, domanda da rivolgere? Se no, possiamo anche completare e concludere la nostra serata. Direi che... Dica. Vorrei rivolgermi al medico, che in questo caso è anche il mio medico. Quindi io ho ascoltato benissimo il suo referto del caso che è, e ho un profondo rispetto per una scelta di quel tipo, ho un profondo rispetto e vorrei che niente contribuisse a mutarla, né leggi né volontà umane, perché è una scelta coerente alla fine. Non è la mia scelta, e quando io mi sentissi inutile, quando io mi sentissi un peso, quando i medici nei quali ho fiducia, devo averla, mi facessero intendere, o facessero intendere a chi per me, che il mio decadimento è irreversibile, peggiorerà senz'altro, non potrà nemmeno fermarsi. Io non ho vita di relazione in questo senso, non riesco a farmi intendere, non riesco a azionare il mio pensiero. Riesco soltanto a essere una macchina che assimila qualche cosa
e lo espelle indipendentemente dalla mia volontà, ecco, io come rispetto quel Signore di cui lei ha parlato, chiedo lo stesso rispetto per me quando un'equipe medica, magari non una solo, ma un'equipe medica confermi che io sono ormai, vorrei dire, un ex individuo, uno che non pensa più, uno che non domina più se stesso, i suoi pensieri, i suoi interessi, i suoi affetti, che è diventato un peso anche per chi lo assiste. Non dimentichiamoci questo, perché abbiamo i familiari e la nostra sofferenza ricade su loro, condannandoli all'assistenza, come lo stesso calcolo combinatorio che Monsignore ha ricordato in apertura, l'incontro tra il cromosoma e l'ovulo avviene su 6 milioni, questo non mi dà nessuna impressione per uscire da questo incontro. Non ho paura del calcolo combinatorio con cui sono iniziato, non ho paura del calcolo combinatorio con cui uscirò di scena. Vorrei essere rispettato come io rispetto chi crede nell'immortalità. Io non sono San Paolo e se devo soffrire per migliorare me stesso, se devo dare la mia vita per una causa, la do volentieri, ma se devo soffrire per non risolvere niente, picchiando la testa contro un muro quando so che il muro non si scrosta neppure, ecco, vorrei che fosse rispettata la mia volontà. In questo senso, con una volontà anticipata che chiede ai medici: lasciatemi andare via. Grazie. Devo ringraziare il professore, posso fare il nome, c'è la privacy, posso fare il nome, no, il professore che mi diede lezioni di lettere di italiano qualche anno fa, ottenendo scarsissimo risultato. Io rispetto ovviamente quanto ha detto lei, perché è l'argomento della serata, e la serata è fin troppo calma, io ero pronto. No, assolutamente non capiterà mai, però dico che l'argomento è estremamente complesso, io non sono all'altezza di dare una risposta precisa se non nel campo medico, e nel campo medico posso dire che il testamento biologico, trema la mia voce quando pronuncio questi due termini, va rispettato. Peraltro ci sono anche delle obiezioni, non mie, ma da parte della letteratura, riferito a questo, cioè il testamento biologico viene stilato in un momento di pace, di previsione ipotetica, di mancato coinvolgimento emotivo, esatto, magari un po' troppo tempo prima o troppo poco tempo prima. Bisogna tener conto dell'attualità, bisogna tener conto anche dei termini tecnici contenuti, nel senso che ci sono delle variabili cliniche e sintomatologiche così ampie che non penso che nessun testamento biologico possa contemplarle appieno. Voglio dire, se io dovessi parlare di ingegneria nucleare, non so se sarei in possesso di tutti i termini per prevedere un'evoluzione futura. E ultima cosa, perché vi ripeto, vi prego di credere, la medicina palliativa, il medico palliativista, l'equipe che vedo adesso con le luci e ben rappresentata qui questa sera, vive a contatto stretto col malato, quindi addirittura vive le sensazioni del giorno prima. Cioè io ho una volontà anticipata, e me l'ha trasmessa al malato prima che perdesse coscienza, me la trasmette ancora al parente in questo momento, però il parente non è lì mentre il medico sta visitando, sta valutando magari un'intolleranza alla visita, che posso dire, un'intolleranza, per ritornare ai sintomi di prima, all'aspirazione della secrezione. Sì, il paziente ha detto continuate a curarmi per tutta la vita, però caspita, in questi ultimi giorni addirittura si irrita se gli cambio il pannolone, perché il cambio del pannolone è una cosa quotidiana, no? È ovvio.
Ecco, qua, quante variabili, io non sono in grado di dare risposta. Stiamo arrivando ad un'ora che sconfina nell'indecenza. Se c'è ancora una domanda veloce, con un'altrettanto veloce risposta, ben volentieri. Altrimenti... Una domanda velocissima. Sì. Una domanda missilistica. No, mi è venuto in mente adesso, no? Alla mia comunità in Nord America mi è stato chiesto di fare questo testamento biologico. Per noi non c'è problema perché abbiamo una comunità, perciò anche quando noi siamo incoscienti la comunità decide nel modo migliore. Però ho trovato lì delle persone che non avevano una famiglia e ho chiesto a loro di farlo e lo devono fare tutte. Persone che parlando così, non sapevo cosa rispondere, hanno detto: ma io adesso sto bene, ho un medico che ha i sentimenti religiosi di cui io anche sono possiedo, perciò io dico che decide il medico, perché ho sentito Don Margara quando ha detto: io lascio al medico, no? Come lascio sulle sue spalle la mia decisione. Se un momento io dico: non ho nessun'altra persona, mi fido del mio medico e oggi dico a lei: ecco, lei decida di me, siccome mi conosce bene e sa che io sono cristiana praticante, decida di quello che è meglio per me. Però queste persone giustamente dicono: oggi sono ancora giovane e tutto, faccio il mio testamento, ma un domani forse sarò più anziana, oppure ho perso le mie facoltà e un medico che non crede, un medico che magari non ha cura di me, tutto, cosa posso fare? E io non sapevo cosa risponderle. La risposta è anche veloce. È il testamento biologico, come tutti i testamenti, può essere cambiato in qualunque momento, e quindi, siccome nel testamento biologico si deve anche indicare in genere la persona di fiducia alla quale si affida, no, questo testamento, è evidente che una persona via via che va avanti può cambiare questo testamento, cambiare la persona, eccetera. Questa persona può anche essere il medico, poverino, gli si dà un impegno ancora più grosso, che potrà essere il medico del momento, che cambierà negli anni, no? Quindi direi che il problema non esiste sotto questo profilo. Bene. Una risposta veloce, veloce, velocissima. Lei, cioè, l'ipotesi che lei ha fatto è però un'ipotesi di malattia assolutamente irreversibile, quindi la sua volontà è corretta, non c'è niente da dire, non è anticristiana. Mentre invece mi piacerebbe insistere sul fatto che comunque ogni dolore ha un valore grandissimo. Vuoi sotto profilo umano, perché giustamente lei diceva, i parenti che mi assistono, e io parlavo della sensibilità che bisogna avere, che è importantissima, e dal punto di vista cristiano, perché anche se noi i frutti non li vediamo, ma quando saremo nella vita eterna valuteremo quanta gente abbiamo salvato con la nostra vita, perché la nostra vita ha un grandissimo valore. Pensate alla fatica di ogni giorno, pensate ai dolori, pensate alle sofferenze, ma pensate anche alle gioie, pensate alle cose belle che facciamo. Un valore immenso per la salvezza di tutta l'umanità. Io vi ricordo che Gesù ha detto: sono venuto perché tutti siano salvi e nessuno vada perduto. Allora, se nessuno deve andare perduto, vuol dire che tutto il bene della nostra vita, della nostra, di quella di ogni uomo, anche se non è credente, anche se bestemmia, perché anche il valore della sofferenza di uno che bestemmia è sempre sofferenza, evidentemente sono in grado di salvare tutta l'umanità. Noi non riusciamo a capirlo, a vederlo, a coglierlo, a tastare questa realtà, la vedremo di là. Grazie. Vi ringrazio ancora di cuore per la vostra partecipazione, ringrazio i nostri ospiti che si devono sobbarcare almeno in parte anche il viaggio lungo del rientro.
Vorrei ricordarvi che il prossimo appuntamento sarà per venerdì 4 maggio e Don Rigon, parlando in questi termini, ci introduce un po' in quello che sarà il tema della prossima occasione, diverso da questo, ma attinente sempre forse alla radice di tutte le sofferenze. Parleremo di esorcismi, parleremo di quella che è la lotta della Chiesa contro il maligno, di questi fenomeni che sono una realtà. Avremo con noi persone titolate per farlo, io vi do appuntamento per quell'occasione. Grazie ancora di tutti e buona giornata.